resa storica per lo Spezia di Leonardo. Semplici, vittoria pazzesca, ragazzi. Cosa abbiamo visto allo Stadio Picco? Nell'anticipo del venerdì sera che ha aperto la 26esima giornata del nostro amato campionato, della nostra amata Serie A. Ragazzi, un'altra sconfitta pazzesca per l'Inter di Simone Inzaghi alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League all'Estadio do Dragão contro il Porto di Sergio Conceição. Ragazzi, alla vigilia della partita più importante dell'anno, una sconfitta che sicuramente non alimenta in positivo la performance che tutti i tifosi nerazzurri si aspettavano, sognavano in questo anticipo che apriva, come detto, la settima giornata del girone di ritorno. Da una parte c'è sicuramente la gioia per una vittoria inaspettata, per una performance incredibile, anche probabilmente al di sopra delle aspettative dopo i pareggi collezionati, il 2-2 in quel della Dacia Arena contro l'Udinese di Andrea Sottil con la doppietta di Mbala Zola nella giornata dell'esordio di Leonardo Semplici, dell'ex allenatore di Spal e Cagliari nella panchina ligure, e dopo lo 0-0 strappato nel big match salvezza nel lunch match domenica scorsa contro l'Hellas Verona di Marco Zaffaroni. Ragazzi, è una vittoria che sicuramente alimenta invece la speranza salvezza per la formazione ligure, per lo Spezia di Leonardo Semplici. Da una parte c'è la gioia per un gol che può riportare al passato per un giocatore che sicuramente potrà fare parlare di sé nelle prossime stagioni. Stiamo parlando di Daniel Maldini, figlio d'arte, che dopo il gol, peraltro al suo ex Milan, davanti agli occhi di suo papà, di ovviamente Paolo, realizza il gol del vantaggio ad inizio ripresa, è entrato al posto di un non positivo Shomudorov, e poi la firma ovviamente che non può mai mancare da parte di Mbala Zola. Sono 12 in campionato e quindi batte il record personale che apparteneva all'attaccante angolano che alla prima stagione nella massima serie sotto la gestione tecnica di Vincenzo Italiano segnò la bellezza di 11 gol. Lo scorso anno i problemi, come già comunque affermato tante volte qui sul canale con Thiago Motta, questo anno invece sia sotto la gestione tecnica di Luca Gotti che in queste ultime tre gare sotto la gestione tecnica di Leonardo Semplici, tanta fiducia per l'attaccante angolano che sta sicuramente ripagando a suon di prestazioni, performance e gol. Mbala Zola che risponde al calcio di rigore realizzato da Romelu Lukaku. Ecco, l'attaccante belga che realizza il gol del momentaneo 1-1, del momentaneo pareggio a circa 7 minuti dalla conclusione con la partita in perfetta parità, con anche il tempo per poter ribaltare la sfida, ma l'errore da parte di Denzel Dumfries che atterra in area piccola sul cross di Amian Kovalenko, e per il signor Marinelli non ci sono dubbi, terzo rigore di serata, e lo realizza proprio Mbala Zola per il 2-1 finale. Come detto, tre rigori nella serata, in questo venerdì sera, dalle mille emozioni in quel del Picco. Partiamo dal primo episodio, partiamo comunque anche dalla sfida ravvicinata tra Drongoski e Lautaro Martinez, perché l'ex portiere della Fiorentina respinge la conclusione di Lautaro Martinez al quinto, liberato dal tiro da Robin Gosens, l'episodio all'ottavo con un lancio lungo
e premiato da Lautaro Martinez, lancio di Lautaro Martinez per la corsa di Danilo D'Ambrosio, atterrato in scivolata dall'ex rosso-nero, bianco-nero, ma anche orobico, Mattia Caldara. Caldara che atterra D'Ambrosio e inizialmente il signor Marinelli non decreta la massima punizione e poi successivamente calcio di rigore che però non verrà trasformato da Lautaro Martinez. Grande risposta di un attento Drongoski. Continua questo duello ravvicinato nel corso dei primi 20 minuti, ma la maggiore occasione nel corso del primo tempo, alla prima chance, capita proprio per la formazione di Leonardo Semplice con lo slalom di Kevin Agudelo, una leggera deviazione che fa prendere una traiettoria stranissima alla sfera da parte di Acerbi e palla che colpisce la traversa. Primo tempo che si conclude con l'ennesima chance per Lautaro Martinez in a contropiede, lo scorpione di Barella, la corsa di Lautaro Martinez, la risposta sempre di un attento Drongoski. Ripresa che si apre con i cambi, con Ekdal e Maldini, il tap-in sbagliato da Bastoni sotto porta e poi il gol di Daniel Maldini con l'assist vincente da parte di Embalà. Solà il rinvio di Drongoski, l'uno contro uno vinto dall'attaccante angolano con Acerbi e il suggerimento per l'ex rossonero che batte Handanovic per il gol del vantaggio. Non bastano i cambi all'Inter di Simone Inzaghi. Inzaghi bocciato per l'ennesima volta in questa stagione. Non bastano i cambi, come detto, Calhanoglu, Di Marco e Dumfries per l'ex allenatore biancoceleste che però tenta il tutto per tutto, trova il calcio di rigore che verrà trasformato da Big Rom all'83esimo per l'errore in fase difensiva di Salva Ferrer, ingenuità del terzino spagnolo che atterra e che è nettamente in ritardo con sul lancio di bastoni su Denzel Dumfries, l'olandese a terra in aria, calcio di rigore trasformato questa volta da Big Rom, da Romelu Lukaku. È 1-1 al picco per pochi istanti prima del grave errore di Denzel Dumfries che atterra a sua volta Kovalenko e dagli 11 metri Embalà Zola per il 2-1 per il nuovo vantaggio ligure per una vittoria storica per lo Spezia di Leonardo Semplici che batte clamorosamente l'Inter di Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta all'estadio do Dragao contro il Porto di Sergio Conceição. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!